parlare ovviamente di tutti i progetti di terapia cellulare che ci sono in corso in questo momento, quindi accennerò ad alcuni aspetti, alcune cose diciamo che mi sembravano di strettamente applicative, quindi di maggiore interesse in correlazione col discorso di Michele e con quello che probabilmente farà il dottor Andrea Chiesi. Comincio con una semplice considerazione riguardo alle cellule staminali, che ci piacciono, ne parliamo, sono di moda. Perché sono di moda? Perché è evidente da tutta una serie di prove sperimentali che le cellule coltivate possono mantenere le loro caratteristiche appunto di staminali anche in vitro e dare origine alla ricostruzione di svariati organi e tessuti. Qui è molto evidente da un gruppo di cellule embrionali marcate che hanno dato origine all'intero animale con lo stesso marcatore. Quindi questo ha sollevato nel corso degli anni l'interesse nei confronti della medicina rigenerativa come di una possibile medicina personalizzata, qualche cosa che ci può consentire di ricostruire i nostri pezzi di ricambio, che è un'idea che probabilmente ci piace, indipendentemente dalla risoluzione delle patologie, proprio come concetto, una specie di propagazione di noi stessi nel tempo. In tutti i modi, l'expertise del nostro laboratorio è focalizzato sulle cellule staminali, sugli epiteli di rivestimento, e se noi guardiamo in vivo nel nostro organismo le cellule staminali di diversi epiteli di rivestimento, queste che cito qua non sono a caso, sono quelle su cui stiamo lavorando sostanzialmente, loro sono abbastanza simili in vivo tra di loro e abbastanza indistinguibili. Notoriamente la maggior parte dei marcatori sono espressi dalle cellule differenziate e non dalle staminali. Tuttavia queste cellule, che sembrano apparentemente molto simili, quando poi ne vediamo il comportamento in vivo, hanno dei comportamenti completamente diversi e sono in grado di dare origine a multiple lineage di differenziamento, nel caso dell'epidermide, di un certo tipo, due linee di differenziamento per la congiuntiva, apparentemente una unica per le cellule staminali della cornea, molte linee di differenziamento per quanto riguarda le staminali delle vie respiratorie, bronchi e trachea, e apparentemente un'unica linea di differenziamento per mucosa orale e uretra. Quindi il loro self-fate, la loro regolazione dopo il commitment è completamente differente a seconda di dove queste cellule staminali, a quale distretto appartengano. E la regolazione apparentemente non è dovuta esclusivamente ai connettivi sottostanti, ma è proprio intrinseca nella cellula. Fortunatamente per noi, tutte queste cellule staminali, che tra di loro appaiono simili in vivo ma sono molto diverse nei loro comportamenti, in vitro possono essere identificate abbastanza facilmente, perché danno origine tutte quante a una tipologia di clone molto particolare, l'oloclone, che qui vedete rappresentato grande ma è molto piccolo, e questo clone è in grado di dare origine a un'enorme progenie di cloni identici a se stessi, a se stesso, a questo qui, di cellule figlie. Sulla base di questo è possibile ipotizzare la rigenerazione dei tessuti e il mantenimento di questi tessuti in vitro e in vivo degli epiteli di rivestimento da parte di queste cellule staminali identificate come olocloni, come abbiamo avuto modo di vedere negli anni di esperienza clinica. Per quanto riguarda l'occhio, che è il primo esempio di cui vi parlo ed è l'oggetto di tutto il lavoro che è stato avviato con il dottor Andrea Chiesi per proporre una terapia che sia disponibile in tutta Europa e che abbiamo però sviluppato, dico con orgoglio, in Italia, con team esclusivamente italiani, di ricercatori, di medici, di ingegneri, di imprenditori, tutti italiani, una volta tanto. Si basa sostanzialmente sul prelievo di una biopsia di un millimetro dal limbus, che è questa zona di confine tra la parte bianca e la parte colorata dell'occhio, e una briciolina trasparente che fa venire il cardiopalma ai biotecnologi che devono identificarla nel tubetto e processarla. Da questo micro pezzettino si estraggono le cellule mediante una serie di trattamenti. Queste cellule vengono coltivate su una speciale linea di origine murina ma certificata GMP, una master cell bank esente da contaminazioni eccetera eccetera, una linea speciale, e in queste condizioni di coltura, con
opportuni fattori trofici e via discorrendo, si ottiene l'adesione delle cellule, la formazione di questi cloni, la crescita e la formazione di un epitelio. Questo epitelio, che si forma in prima battuta, viene dissociato e dalle singole cellule vengono prelevate delle aliquote su cui noi effettuiamo una lunga serie di controlli per verificare di avere diciamo espressi i marcatori e quindi le funzioni cellulari che ci servono per garantire l'efficacia di questa terapia. Questa cosa che noi abbiamo sempre fatto, abbiamo scoperto recentemente che piace molto alle nuove regole europee, perché consente un controllo molto accurato nel corso dello sviluppo di, delle popolazioni che noi stiamo amplificando. E le cellule poi normalmente vengono congelate per poter pianificare il trapianto in accordo con le necessità operatorie, le necessità dei pazienti, eccetera, eccetera, e sostanzialmente una settimana prima dell'intervento vengono rimesse in coltura, sempre con tutta una serie di fattori e uno speciale supporto che viene utilizzato per la chirurgia, e danno origine all'epitelio ricostruito. Questo approccio che noi abbiamo inventato e proposto per la prima volta nel 1997, oggi è diffuso in tutto il mondo. Qui vabbè, ci sono solo alcune delle molteplici pubblicazioni sull'argomento, e qua vedete una piccola mappa dove sono indicati alcuni dei centri che hanno poi sviluppato questa tecnologia. La maggior parte di questi centri hanno fatto piccoli trial, sostanzialmente c'è un unico centro in India che ha fatto un numero significativo di pazienti con un sistema di coltura leggermente diverso dal nostro. Il supporto di cui vi parlavo, che utilizziamo per la ricostruzione, è un supporto di colla di fibrina modificata con un sistema che noi abbiamo brevettato, di nostra invenzione, che consente un'ottima biocompatibilità, una distanza modificabile tra le fibre del coagulo sostanzialmente che noi andiamo a creare, una perfetta trasparenza che consente il monitoraggio delle cellule e anche sul paziente non genera problemi, è adesivo, quindi ci consente di non mettere punti di sutura sul paziente, e è degradabile lentamente in vitro e molto velocemente in vivo, quindi le cellule vanno presto in sede, facile da trasportare e protegge il compartimento proliferativo. Di questo supporto, in collaborazione con docenti di questo Ateneo e esperti esterni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, abbiamo analizzato tutta una serie di caratteristiche, perché è noto da una serie di lavori scientifici che i sistemi di meccanotrasduzione hanno una grande importanza per il comportamento delle cellule, compresa la crescita, il differenziamento ed eventuali progressioni tumorali. Quindi è stato estensivamente caratterizzato. Per quanto riguarda il meccanismo d'azione di questa terapia, sostanzialmente, se immaginate, noi abbiamo tutte le cellule staminali della cornea in questa strisciolina di confine tra la parte bianca e la parte colorata. Queste staminali regolarmente danno origine a delle ondate, diciamo così, di cellule progenitrici che migrano in maniera centripeta e rigenerano continuamente la cornea nel corso della nostra vita. In seguito a un danno chimico delle cellule staminali, ora danno chimico uno si immagina chissà che, purtroppo è abbastanza facile da avvenire, basta uno schizzo di candeggina per una persona che lavora a casa, un lacero della batteria per un meccanico, molto frequentemente la calce per i muratori, si danneggia la superficie oculare, inclusa la zona con le staminali. Siccome la priorità dell'organismo è chiudere la ferita, quello che avviene è la migrazione delle cellule intorno della congiuntiva, quella che copre la parte bianca, che vanno a chiudere la lesione, ma trascinano con sé i vasi e provocano l'opacizzazione della cornea, con perdita della visione del paziente. Vedete, qui è un cartone che spiega la migrazione come avviene, e questo è l'occhio del paziente bianco e con tutti i vasi sopra. L'applicazione clinica, quindi la tecnica che noi utilizziamo dopo aver ricostruito l'epitelio del paziente in laboratorio, quindi non immunogenico perché è fatto con le stesse cellule del paziente, è di rimuovere la congiuntiva, vedete ho messo in verde come se fossero le staminali della congiuntiva, si rimuove chirurgicamente, si applica sopra l'occhio molto semplicemente l'epitelio ricostruito, vi ho evitato il filmato della chirurgia per non far star male qualcuno in sala, abbiamo avuto qualche svenimento in passato, quindi volevo evitare, e si ha un'adesione inizialmente di staminali su tutta la superficie corneale, quindi successivamente abbiamo avuto modo di vedere c'è una rilocalizzazione delle cellule staminali a livello del limbus, questa zona ai margini
che è l'unica zona vascolarizzata della cornea, dove evidentemente le cellule staminali si trovano meglio. Il tipo di pazienti è questo, possono esserci due tipi di pazienti, alcuni che hanno un'ustione molto estesa con un danno delle staminali, degli epiteli che vanno incontro ovviamente a opacizzazione, ma che hanno i tessuti sottostanti abbastanza ben mantenuti. Nel caso invece due, noi abbiamo oltre al danno sulla superficie un danno profondo. In entrambi i casi ai pazienti è necessario rimettere le loro staminali nella posizione dove deve stare per poter avere una risoluzione del quadro. Entrambi questi tipi di pazienti hanno sintomi molto gravi, come l'assenza dei marcatori corneali sulla superficie, vedete che è tutto congiuntivalizzato, e la presenza di marcatori congiuntivali, e hanno ovviamente sintomi molto clinici molto sgradevoli, molto gravi, come infiammazione ricorrente, fotofobia, ma una fotofobia molto forte che va a generare in molti casi dei grossi problemi nella vita di tutti i giorni, una neovascolarizzazione superficiale profonda, congiuntivalizzazione, opacità, cicatrici, perdita della visione. Col nostro trattamento questo è quello che siamo riusciti a ottenere, partendo da un quadro dove il marcatore corneale era assente, il marcatore corneale ridiventava presente e scompariva quello congiuntivale. Queste che vedete sono le cicatrici dello stroma profonde, ma naturalmente i vasi non sono più presenti in superficie. Sostituendo i tessuti profondi, il paziente ha un recupero visivo totale e ha anche l'espressione del marcatore corneale nella sua sede naturale, come deve essere. Il tipo di risultato è anche estremamente stabile, perché se voi vedete, questi sono diversi occhi di diversi pazienti, se notate la cicatrice circolare che hanno qui, questa ci indica che questi pazienti erano già stati sottoposti a trapianto di cornea tradizionale, anche più di uno, molti di loro, con un progressivo peggioramento del quadro clinico e non una risoluzione. Dopo il trattamento effettuato con questo sistema hanno recuperato la visione e la stabilità della superficie, evidentemente per tempi molto lunghi. I dati sono stati pubblicati e nel 2008 la European Medicinal Agency ci ha conferito l'Orphan Medicinal Product Designation, quindi ci hanno riconosciuto lo stato di farmaco per medicinale orfano, insomma per patologie orfane. La rigenerazione che noi abbiamo ottenuto fino a 10 anni di follow up, misurata in un primo lavoro, ha mostrato un percentuale di successi del 76,6%, 13% di parziali successi, cioè qualche vaso in qualche area rimaneva, ma la maggior parte comunque della superficie era risolta, e un 10% di fallimento. Questi dati analizzati dai chirurghi non sono stati sufficienti dal punto di vista regolatorio a livello europeo, che ha chiesto una raccolta dati che è stata finanziata dalla Chiesi, perché ha un costo veramente importante, effettuata in GCP, quindi secondo Good Clinical Practice, in doppio cieco, per la valutazione della efficacia e della sicurezza su un elevato tutti i pazienti che siamo riusciti a rintracciare. L'analisi anche dei risultati clinici e dal punto di vista istologico sul paziente ha rilevato appunto il ripristino totale del marcatore corneale in superficie, la scomparsa del marcatore congiuntivale, vedete questo è il controllo in congiuntiva e vedete che qui e qui è praticamente scomparso, ma molto interessante la linea murina che noi utilizzavamo per il supporto della crescita delle cellule, vedete qua il controllo positivo, non aveva aderito sulla superficie corneale, quindi non suggerendo eventuali rischi o reazioni immunogene da parte dei pazienti, che infatti non hanno mai sviluppato reazioni immunitarie verso questa linea. Tuttavia, a questo punto sembrava che avessimo finito, non abbiamo finito, abbiamo cominciato a studiare, alla luce dei risultati clinici che si sono protratti a 10 e a 14 anni di follow-up, siamo tornati indietro a rianalizzare tutti i parametri misurati sulle colture per vedere quali erano i parametri biologici che determinavano il risultato clinico di queste colture. E l'analisi è stata molto lunga, io arrivo direttamente alla conclusione perché non c'è il tempo e il modo di presentarvi tutti i parametri che sono stati analizzati, ha messo in evidenza che il fattore di trascrizione P63 sostanzialmente era altamente presente, quindi le cellule che ne esprimevano alti livelli erano maggiori
nei pazienti che avevano avuto successo, erano più basse nei pazienti che erano falliti e molto curiosamente intermedi nei pazienti che avevano avuto un successo parziale. Quindi sembra che il successo fosse strettamente correlato al numero di cellule altamente esprimenti il fattore di trascrizione P63. Al punto tale che questo fattore analizzato a livello di cellule staminali, vedete, si è mostrato altamente espresso e correlavano gli olocloni con la percentuale di queste cellule altamente esprimenti il P63. Era talmente evidente la correlazione che siamo arrivati a predire il successo clinico sulla base del numero di cellule P63 bright presenti nelle nostre colture. Oggi possiamo dire che se ne abbiamo più del 3% abbiamo l'80% di probabilità che il trapianto funzioni. Se ne abbiamo sotto il 3%, quindi il 3% è proprio il cutoff, andiamo al 60% di fallimenti. Quindi è veramente un parametro critico per il successo. Questi dati sono stati confermati su un numero più ampio di 154 pazienti che venivano da 10 dipartimenti di oftalmologia, dicendoci che questa correlazione non era dipendente dalla mano del chirurgo, ma era chiaramente correlata proprio al fattore P63, indipendentemente da un centro o 10 centri che lavoravano e dal numero di pazienti. Oggi possiamo dire che ci servono almeno 3.000 cellule staminali in ciascun graft per essere certi ragionevolmente certi che ci sia un successo clinico. L'analisi comparativa con un altro modello di coltura generato da un altro gruppo di lavoro, l'unico che ha una casistica abbastanza ampia da poter essere confrontata con la nostra, che al momento è la più grande del mondo, qui c'è un confronto solo tra 112 verso 54, ma noi siamo arrivati a numeri maggiori come ho mostrato prima, dice sostanzialmente che la nostra finestra di fallimenti è nel primo anno, dopodiché i pazienti, un elevato numero di pazienti, vedete il numero di puntini, è molto stabile fino a 10 anni, oggi possiamo dire 14 perché il lavoro è andato avanti, mentre invece l'altra casistica presentata con un altro modello di coltura su 54 pazienti fino a 6 anni dice che la finestra di fallimenti si protrae fino a un anno e mezzo, scende fino al 60% e il numero di individui che sono stabili nel tempo, vedete il numero di puntini, è notevolmente più basso. Quindi la qualità del sistema di coltura è rilevante ai fini dell'ottenimento del risultato. Ad oggi sono stati trattati circa 274 pazienti e i clinical trial sono stati, che abbiamo eseguito prima che entrassero in vigore le norme, sono stati eseguiti evidentemente abbastanza bene perché sono stati certificati GCP compliant, cioè secondo Good Clinical Practice compliant, dalla European Medicinal Agency. Sono stati chiesti naturalmente anche la raccolta dei dati italiani dopo l'introduzione delle regole GMP nel sistema di coltura, cioè quindi quello che stiamo facendo ora al centro di medicina rigenerativa secondo le nuove norme europee e effettueremo nel 2015, finanziata dalla Chiesi, un nuovo studio prospettico paneuropeo per dimostrare la trasferibilità su tutto il territorio europeo della tecnologia. Quindi sostanzialmente quelle che sono le principali preoccupazioni delle autorità regolatorie sono la sicurezza, abbiamo visto che l'abbiamo potuta abbastanza bene dimostrare con questi e molti altri dati che ora non ho tempo di mostrarvi, la potency, cioè un marcatore che riesca a predire in qualche maniera il successo clinico, abbiamo visto, l'abbiamo identificato in queste cellule P63 Bright che il nostro prodotto abbia una qualità verificabile attraverso una serie di controlli effettuati durante il processo di ricostruzione, di coltura, che sia controllato e controllabile all'esterno da ispettori. Perché potesse essere controllato e controllabile, in aggiunta a tutti i nostri controlli sulle cellule, è stato messo su un apparato gigantesco dentro il centro di medicina rigenerativa per poter tracciare qualsiasi cosa avviene. Quindi abbiamo, diciamo, per la parte GMP un totale di 1500 metri quadrati, di cui 320 metri quadrati di aree sterili sotto controllo e monitoraggio continuo. Abbiamo 310 macchinari certificati GMP e convalidati sotto monitoraggio continuo, perché le GMP ovviamente prevedono ogni 6 mesi una verifica di tutti i macchinari e ogni 2 anni l'ispezione da parte dell'Agenzia del Farmaco. Abbiamo 774 sensori certificati GMP che rilevano ogni minima variazione nell'ambiente
e abbiamo una raccolta dati di 46.440 campioni per ogni ora di lavoro dentro il CMR, con i costi ovviamente proporzionali, ma che ci consentono un controllo in tempo reale e continuo di tutto quello che viene fatto lì dentro, quindi la massima sicurezza per i pazienti e le colture. E va bene, poi un numero totale di procedure di 1024, ora forse siamo saliti, ma insomma dei bei numeri da gestire, una bella mole di lavoro. Nuovi studi, qui vi accenno molto velocemente. Abbiamo pensato di cominciare a ricostruire anche gli strati profondi dello stroma corneale per cercare di bypassare i trapianti di cornea completamente mediante una ricostruzione di una cornea personalizzata con le cellule del paziente in tutti i distretti, anche in profondità. Ci stiamo lavorando, il progetto è lungo ed ambizioso, ha già visto un FP6, quindi un progetto europeo, per una prima fase di studi, adesso stiamo applicando per un Horizon su questa cosa qui. Abbiamo identificato un nuovo scaffold per la ricostruzione corneale con delle particolari proprietà ottiche, vedete l'effetto dicroico della luce polarizzata su questi campioni e vedete la trasparenza qui che è perfetta, cioè non si vede quasi il supporto, ma credetemi c'è. E sostanzialmente abbiamo visto mediante microscopia di scansione elettronica, questo campione lo abbiamo analizzato e abbiamo visto con diversi trattamenti che vengono fatti per diversi motivi, ora non entro nel merito, che si riesce a ottenere sostanzialmente una struttura, come vedete, a livello di scansione elettronica che è molto molto simile a quella della cornea nativa e quindi probabilmente, se riusciamo a risolvere tutti i problemi successivi, abbiamo in mano lo strumento per poter ricostruire anche i tessuti profondi dell'occhio umano. Ma la domanda che più frequentemente mi viene fatta nei seminari è: e quando il paziente non ha più aree con cellule staminali nella cornea? Cosa facciamo? Da dove la prendiamo la biopsia? Ci sono stati una serie di studi, che qui adesso non ho tempo di spiegarvi, in cui è stato dimostrato che probabilmente si potevano usare cellule di altri epiteli di rivestimento. E in particolare quello che abbiamo scelto è la mucosa orale, per tutta una serie di motivi, inclusi il fatto che esprime dei marcatori specifici che sono presenti soltanto lì e nella cornea. Quindi siamo andati a un'analisi dettagliata della una caratterizzazione delle cellule della mucosa orale che hanno cercato di identificare diverse cose, le rese da biopsie molto piccole, ma soprattutto la capacità clonogenica nelle biopsie prelevate da diverse aree della bocca. E abbiamo identificato che sostanzialmente le colonie che generavano dal mucosa orale avevano delle capacità migratorie maggiori rispetto ad altri distretti, erano abbastanza cell autonomous nella loro capacità proliferativa, quindi riuscivano a resistere anche in microambienti fortemente alterati meglio di altri distretti e accorciavano il loro doubling time nel corso del tempo, quindi tempo di duplicazione, accelerando il processo di guarigione della ferita meglio di altri distretti. Ne abbiamo analizzato anche il potenziale proliferativo e abbiamo trovato tra diverse strain, qua ne ho indicate alcune, che avevamo una media di 84 duplicazioni cellulari fino a 17 passaggi in coltura, dimostrando un enorme potenziale proliferativo. Abbiamo analizzato i cloni che venivano da questo epitelio e abbiamo visto che avevano un profilo completamente diverso e quindi erano facilmente riconoscibili. Anche loro esprimevano quantità decrescenti di P63 bright cells nel corso, mentre ci si avviava verso la senescenza replicativa. Quindi le staminali erano quelle che, come dimostrato per la cornea, avevano il più alto livello, superiore anche alla cornea, di cellule P63 bright. Direi che devi concludere. Sì, concludo. Lo stesso è stato visto con un altro marcatore, il BMI1, dimostrato nel self-renewal di altri epiteli, e questo ci ha consentito di effettuare il trapianto su pazienti con una patologia genetica, l'aniridia, e sostanzialmente riuscire a ottenere di nuovo la trasparenza e la stabilità della cornea. E sorprendentemente credo che sia uno dei pochissimi esempi in cui un disturbo genetico può essere trattato con terapia cellulare con cellule autologhe senza alcun uso della terapia genica, quindi è un risultato di grande interesse e di grande sicurezza per i pazienti.
altri epiteli ricostruiti, l'uretra, su cui sono stati fatti gli stessi studi sostanzialmente che vi ho descritto precedentemente, per l'applicazione nell'ipospadia posteriore, dove manca l'uretra nel pene, e nelle stenosi uretrali, dove il discorso è molto più complesso, e per i quali sono stati identificati diversi tipi di supporti a seconda del tipo di chirurgia che deve essere effettuata. È stata valutata anche già la sicurezza preclinica per poter procedere all'applicazione clinica. Lo stato regolatorio dei prodotti di terapia avanzata, e con questo concludo, ci dice che oggi in Europa sono stati classificati come prodotti di terapia avanzata 79 prodotti, soltanto 10 sono riusciti a presentare il loro dossier, cioè la descrizione della loro terapia accordingly con le nuove regole europee, ma di questi 10 soltanto 3 sono stati certificati. Nessun prodotto a base di cellule staminali è stato approvato in Europa e negli Stati Uniti ancora, e noi siamo i primi che ci provano. Il tempo necessario per lo sviluppo di un prodotto di terapia avanzate, non a Modena, in Giappone, in Europa e negli USA, è, come potete vedere dall'esperienza dei pochi che ci sono riusciti, tra i 9 e i 12 anni. Il centro di medicina rigenerativa oggi è a 6 anni, inaugurato ottobre 2008, siamo ottobre 2014 e abbiamo ricevuto da pochi giorni un assessment positivo del nostro dossier. Il percorso non è ancora completamente finito, ma siamo a 6 anni, il tempo più breve realizzato dagli altri è 9 anni. I pazienti devono essere trattati correttamente per evitare rischi, quindi le regole sono auspicabili, anche se sono estremamente difficili, come avete visto dai numeri che ho mostrato precedentemente, e queste sono alcune delle persone che hanno collaborato al progetto, ovviamente all'esterno del nostro gruppo: Paolo Rama, Alessandro Lambiase e Pocobelli per gli studi secondo Good Clinical Practice a livello clinico, Andrea Alessandrini, Francesco Valle, Fabio Biscarini per la parte di nanotecnologie, Giuseppe Fallini per la parte dei nuovi biomateriali per la cornea, Andrea Chiesi, neanche a dirlo, è fondamentale, e nell'ambito interno Lorena Losi, Antonio Persecepe, Rossella Manfredini, con cui collaboriamo per l'analisi di svariati marcatori modulati nelle diverse condizioni, Enrico Tagliafico e una marea di gente che adesso non riesco a ringraziare. Grazie per la vostra attenzione.